Il Ministero della Salute ha stabilito che in Italia l'uso del vaccino contro il Covid di AstraZeneca sarà consigliato di preferenza alle persone con più di 60 anni di età, fascia in cui si sono riscontrati i minori rischi, già estremamente bassi, è stato sottolineato, di soffrire di eventuali problemi circolatori come trombosi. Decisione arrivata a poche ore di distanza dalle ultime valutazioni dell'Agenzia Europea per i Medicinali sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca. Ma cosa cambierà per l'Abruzzo? Lo abbiamo chiesto all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Al momento tocca ai 79-75 anni. E quindi quelli potranno avere la somministrazione di AstraZeneca, ma tra pochi giorni, anche domani, appena possibile, nel sistema nostro regionale apriremo la piattaforma Poste, dove potranno prenotarsi anche coloro dai 70 ai 75, quindi aumentiamo sempre di più la fascia di età dai 60 anni in poi. Che cosa avviene? Che una manifestazione di adesione, già noi l'avevamo messa in atto, quindi già c'era la possibilità di iscriversi alla nostra piattaforma della regione. Questi dati vengono trasmessi nella piattaforma Poste, però ugualmente deve avvenire la prenotazione. Sarà proprio il sistema, che in questo momento i tecnici stanno organizzando, a dare questi indirizzi e queste priorità. Dunque non bisogna registrarsi un'altra volta sul sito delle Poste se lo si è fatto sulla piattaforma della Regione? Il sistema Poste, a coloro che hanno già manifestato questo interesse, invierà una nota, un WhatsApp, un messaggio dove si registreranno nel giorno in cui poi dovranno vaccinarsi. È stato anche detto da parte del Ministro della Salute che non ci sono problemi per le seconde dosi di AstraZeneca, me lo conferma? Sì, anche noi abbiamo le dosi da somministrare come seconda dose, ed è quello che tutti i presidi ALS stanno mettendo in atto in questo momento. Proprio adesso ho avuto un incontro telefonico con il responsabile e mi ha garantito che si sta continuando con il richiamo di queste dosi per poi partire con gli over 60. Insomma, si può stare tranquilli, perché ieri il presidente Marsilio ha detto che addirittura un 10-20% degli abruzzesi è scettico nei confronti soprattutto di AstraZeneca. Sì, è vero, c'è questa risposta del 10-20%, anche 20, c'è ancora un po' di titubanza, però noi dobbiamo seguire quelli che sono gli indirizzi scientifici, e sembra che adesso, in base a queste nuove regole, ci sia una maggiore sicurezza e quindi la possibilità di avere un'attendibilità ulteriore.